Vi do il benvenuto a casa Erion. Un applauso all'Erion. Benillo Berriero, centrocampista. Gianvito De Nigris, difensore. Ciao, buonasera, sono Michele, 25 anni, vengo da Sarno. Da Sarno, bene. Mi sono vestito così perché mi rappresento e mi piace vestire così, quindi per una cena con i colleghi, magari non è una cosa troppo seria, però diciamo mi rende me stesso, mi fa sentire me stesso, sì. Casual, dai, si dice casual. Sì, è una via di mezzo, diciamo. Io chiedo sempre al direttore artistico, Bene, quindi una cosa seriosa. Sì, no? Elegante, però diciamo è meno sportivo con una tuta. Ok, va bene. Vieni. Buonasera, mi chiamo Federica e vengo da Gragnano. Ho scelto questo outfit per una cena romantica con un mio amico. E penso sia un outfit adatto perché ho... Una cena romantica con il mio amico. Con il tuo amico. Adesso le cene romantiche si fanno anche con gli altri. Vai. Vabbè, i ragazzi di oggi. Ho scelto questo outfit proprio perché mi rende, cioè me stessa, non mi fa sentire troppo eccentrica, ma elegante allo stesso tempo. Bene. Questo tuo amico è un fortunato, se fa romantica così con te. Bene, grazie. Buonasera, mi chiamo Erika e ho scelto quest'outfit perché ho immaginato una cena d'estate magari in riva al mare. Con chi? Con le mie amiche. Ah, con le tue amiche, perché se andavi con un ragazzo lo facevi cadere a terra proprio. No, no, con le mie amiche. No, con le tue amiche, bene, bene. Quanti anni hai? 16. 16 anni, sei piccolo, sei una bambina, vai. Grazie. Grazie a te. Sono Nicole Santoro, 20 anni e vengo da Agropoli. Questo outfit perché ho immaginato di andare a un white bar. Sembri la sorella di Michael Jackson, dico male, eh? Dico male, eh? Sembri la sorella di Michael Jackson. Magari. Bene, allora per un white bar. Un white bar. È una festa dove non si può entrare senza indossare un capo di abbigliamento bianco. Ai nostri tempi non c'erano queste cose, eh? I white party. C'erano le mazzate. Bene, white party, bello, sì. non lo sapevo. Quindi devi vestire, solo che vi dico una cosa, a me sto white party non è che mi piace tanto, se ci cambiamo sto colore, ma bianco nero proprio, mamma mia, bianco nero proprio. Vabbè. Va bene. Un black and red, si dice così, black and red party non si può fare, no? No, niente. Va bene. Speriamo che fa gol questo domenica, speriamo che segni un gol. Vieni Oscar, vieni. Salve, buonasera a tutti. Buonasera, Oscar da Capaccio, 19 anni. Sì. Dico bene, visto che io lo conosco bene. Beh. No, allora io ho scelto questo abbigliamento perché per una normalissima uscita di sabato sera magari, o anche di venerdì. Ma con una ragazza?
Ma anche sì, perché no? Anche sì, perché no? Sì. Ma sì, un maglione un po' più largo, un po' più sciolto, senza sembrare un po' impacchettato, quindi sì, più sul sobrio. Sì, ho deciso questo. Chi gioca nell'Eden, speriamo che... se sabato fa gol... Gioca un parolone. Gioca, se gioca, vabbè. Se gioca... Domenica scorsa hai giocato. Domenica. Bene, ok, va bene. Grazie. Oscar, mi raccomando, per questa uscita. Vabbè. Fai bravo, eh. Io, quando mai? Vai. Buonasera, mi chiamo Pia, ho scelto questo outfit per uscire in discoteca con le amiche. Con le amiche, quanti anni hai? 15. 15 anni, va bene, va bene. Grazie. Grazie. Buonasera, mi chiamo Bocchinenza Maria, ho 17 anni e vengo da Bracigliano. Bracigliano. Sì. Ho scelto questo outfit per un prototipo primo appuntamento. Prototipo. Prototipo. Beh. Sono sempre così difficili, così leziose questi giovani di oggi. È vero. Beh, è vero? Sì. Buonasera. Buonasera. Noemi, ho 17 anni e ho scelto questo outfit per un semplice aperitivo con le amiche. Bene. Solo amiche? Solo amiche. Bene. Quanti anni hai? 17. Bene, ok. Prego, prego, mi dice il direttore artistico di darvi il microfono. Bene, lo metto qua il microfono. Io vi saluto tutte, vi ringrazio. Ringrazio chi è stato qui con noi questa sera. Io adesso congedo ragazzi e ragazze. Prego, grazie. Allora, stiamo arrivando alla fine. Prima di chiudere, un'altra sfilata, una sfilata elegante, dove i nostri ragazzi e le nostre ragazze sciorineranno il meglio di loro. Prego. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all?
hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Bene, grazie, grazie a tutti voi, grazie a voi, grazie a chi ci ha seguito finora. Voglio fare un nuovo applauso e un altro grande applauso a questi ragazzi e a queste ragazze. Grazie a Gianvito De Nigris. Grazie ai tecnici Antonio Di Giacomo e Roberto Calabrese. Grazie alla nostra fotografa Carmen Marella. Grazie al nostro Francesco Procida, Valentina De Nigris, Simone Morena, Leonardo Grimaldi, Daniele Daino, tutti i ragazzi e i ragazzi e i ragazzini del gruppo sportivo Aerion. Grazie all'Hotel Cristallo e grazie a me. Arrivederci alla prossima puntata.